Questa è la conferenza ESDR Italia 2015, una conferenza che riunisce gli esperti del territorio, fino a 1500 partecipanti nelle edizioni scorse, che si riuniscono qui per presentare le best practice, per confrontarsi sulle tematiche legate al territorio, alla mobilità, ai trasporti, all'ambiente e alla gestione delle nostre città. Questo è un posto quindi dove si incontrano gli esperti del territorio, quelli che conoscono e gestiscono importanti banche dati legate al territorio, legate alle utility, per esempio all'energia, e una serie di temi anche di livello internazionale. Abbiamo ospitato un evento internazionale insieme alle agenzie delle Nazioni Unite che lavorano in Italia, come la FAO, l'IFAD e anche le agenzie che seguono progetti umanitari italiane. Questo è un posto dove appunto si possono incontrare le aziende, siamo nell'area espositiva e trovare, confrontarsi sulle nuove tecnologie, trovare nuovi stimoli per studiare meglio il territorio, le sue evoluzioni, i suoi cambiamenti. Queste tecnologie stanno avendo un trend di sviluppo in crescita proprio perché stanno migliorando anche in un periodo di crisi la gestione degli asset sul territorio e quindi l'efficientamento dei processi anche aziendali, anche di business, commerciali, non solo legati all'energia per esempio e alla mobilità, ma anche semplicemente anche al commercio, al retail. L'utilizzo migliore dei dati confrontati con le realtà territoriali, quindi incrociando i dati sui fenomeni del territorio, consente un maggiore efficientamento, quindi un risparmio e un miglioramento dei processi decisionali che portano a un vantaggio per aziende, per pubbliche amministrazioni e per tutti gli utilizzatori del territorio e del dato geografico. Sappiamo già che dal numero di iscritti il numero dei partecipanti è in crescita, abbiamo dovuto infatti spostarci da una location tradizionale che utilizzavamo verso una location come questa che è molto più grande, può accogliere più persone, più sessioni, perché avevamo molti lavori presentati dagli utenti, dalla comunità scientifica e business che ruota intorno ai sistemi informativi geografici. Quindi anche il trend dell'evento, oltre a quello della tecnologia, sono due fenomeni legati, ovviamente è in crescita.